Salve a tutti, con questo piccolo video voglio spiegare, intendo spiegare come funziona la funzione cattura immagini per sistemi Linux, in quanto è una funzione molto utile, per catturare immagini da qualsiasi fonte, meglio se sono, Creative Commons, e inserirle in testi, mappe, presentazioni o quant'altro. Ecco, per farlo, userò, un esempio concreto nella presentazione che sto facendo. Allora, qui ho fatto una slide, mi manca il logo di Audacity. L'ho cercato con Google facendo una ricerca per le immagini libere e mi va bene questa. Allora, avvio il programma che è questo, cattura immagine sulla barra delle applicazioni di Sodi Linux oppure in accessori oppure anche in Windows in Auda Video. E lo lancio. Ho varie possibilità: o catturo l'intera scrivania, o la finestra, quindi quella di Explorer, oppure l'area che mi interessa, come in questo caso. Clicco, seleziona cattura immagini e scelgo Audacity. Lo copio negli appunti e dopo averlo salvato negli appunti, non faccio altro che aprire la presentazione. Cliccare il tasto destro, incolla. Metterò Audacity dove mi pare a me. Ecco, ovviamente la qualità non fa altro che calare, non può migliorare, però per quello che deve fare, per essere esplicativa, per aumentare la spiegazione, come nel caso di costruzione di mappe o presentazioni, va benissimo. L'ho semplicemente copiato. Ecco, questo è un elaboratore testi, stessa cosa posso fare qui, incolla, eccolo qui. Ovviamente scombina il testo perché lo devo liberare con le funzioni di proprietà dell'immagine. La libero e quindi mi posso comportare come fosse un impaginatore. Ovviamente l'immagine che ho catturato la posso anche salvare sulla scrivania in questo caso. La chiamerò Audacity. E la salverò in formato PNG per qualche altra riutilizzazione sulla scrivania. Ecco che la salvo, vado a vedere sulla scrivania, la mia Audacity se c'è, eccola qui, PNG, salvata. Quindi la potrò riutilizzare. Questo è un programmino eccezionale perché cattura qualsiasi cosa, qualsiasi immagine, può corredare e migliorare le comunicazioni di mappe, presentazioni o testi. Bene, buona visione, spero che la sperimentazione sarà semplice e vi ringrazio dell'attenzione. Francesco Fusillo per le guide di Sodi Linux.